Eliminazione dalla Coppa Italia fatale per Ivan Juric al Genoa. Preziosi cambia ancora e dopo 8 anni torna Cesare Prandelli in Serie A. Sarà l'ex CT a guidare i rossoblù a partire da domenica pomeriggio nel match di Marassi contro la SPAL. Il calcio italiano dà il bentornato all'allenatore. Si accende la corsa al quarto posto e il posticipo di domenica sera tra Milan e Torino ha tutta l'aria di essere uno scontro diretto. La Lazio intanto proverà a tornare alla vittoria domani all'Olimpico contro la Sampdoria dopo la settimana di ritiro, mentre la Roma, nonostante gli infortuni, deve vincere ad ogni costo contro il Cagliari per rimanere in corsa. Finalmente il superclassico. Dopo gli scontri, le riunioni e i ricorsi, Boca e River sono pronte ad affrontarsi per l'ultimo atto della Copa Libertadores. Teatro dell'incontro, il Santiago Bernabéu di Madrid, con le due squadre che scenderanno in campo domenica alle 20:30. Continuano comunque le polemiche. Il Boca farà ricorso al TAS di Losanna, a prescindere dal risultato della finale. Buonasera, ben ritrovati al TMV News. Ribaltone, nuovo ribaltone in casa Genoa, avete sentito dai nostri titoli. Prandelli, Cesare Prandelli torna in Serie A e sarà il terzo tecnico in questa stagione per Enrico Preziosi. Parleremo di questo, ma anche della Serie A e del Superclassico, e lo faremo in studio con Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo. Ciao Lorenzo, buonasera. E con Ivan Cardia. Buonasera, buonasera. Raimondo, partiamo da Cesare Prandelli. Dopo 8 anni torna in Serie A. Scelta giusta o no, non possiamo certamente dirlo, anche perché con Preziosi chissà quanto potrà durare Prandelli. Esatto, sappiamo che ha firmato un contratto fino al 2020, oggi è arrivata all'ufficialità, è cambiato anche lo staff del Genoa. Aveva gran voglia di rientrare in Serie A e quindi questo aspetto secondo me l'ha portato ad accettare anche una panchina difficile come quella del Genoa. Non che la situazione del Grifone in campionato sia particolarmente complessa, anche se le ultime di fatto le ha perse. C'è da dire che Juric, che è arrivato nel ciclo terribile del Genoa dopo Ballardini, è stato comunque l'unico che finora ha fermato la Juventus in campionato. Per Prandelli il calendario è decisamente un calendario più agevole. Dopo 2 ribaltoni credo che anche Preziosi, quantomeno nell'immediato, voglia darsi una calmata, anche perché sono 3 gli allenatori a libro paga adesso, dopo l'ufficialità di Prandelli. Quindi arriva in un momento più propizio rispetto a Juric. Vedremo come arriverà, perché giustamente ha sottolineato 8 anni. Prandelli non allenava in Serie A dal 2010, dalla Fiorentina, poi la Nazionale, poi tante avventure all'estero, Valencia, Lali, Galatasaray, tutte più o meno disastrose, e quindi bisognerà capire come Prandelli rientrerà in questa Serie A che in questi 8 anni è cambiata parecchio. Antonio Di Gennaro ha parlato del nuovo tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, ai microfoni di RMC Sport, andiamo a sentirlo. 6 allenatori in 5 mesi rispecchia un po', come dicevo. Siamo in media. Sì, in media. Poi Preziosi. Gennaio, quindi ci sarà un'altra rivoluzione. Di solito Preziosi fa così. E quindi non è un bel segnale. Però per Cesare credo sia veramente un momento importante, proprio di rilancio, in una piazza ambiziosa di blasone. Quindi la voglia c'è, quindi mi sembra che sia l'opportunità. Ballardini 12 punti aveva, esatto, fatto, e penso avesse perso, anzi doveva recuperare una partita contro il Milan ed era a metà classifica. E soprattutto Antonio, se vogliamo, aveva già messo le basi per la maxi plusvalenza su Piontek. Esatto, un attaccante che era capocannoniere, e quindi Ballardini è sempre stato anche lui un allenatore di subentro, no? Di cercare di salvare le situazioni. E quindi insomma, queste sono scelte che purtroppo non è che fanno bene secondo me, ma ripeto, al di là di Juric, di Prandelli, Ballardini, proprio come modo di lavorare nel nostro calcio diventa difficile anche per i calciatori, per tutto, però siamo abituati insomma al personaggio che fa queste cose. Certo, la sconfitta contro l'Entella può essere pesante, però l'Entella è una squadra di Serie B, andata in cima, insomma tutte le problematiche ci sono, c'è un allenatore Boscaglia, è una proprietà importante insomma. Ora resta da capire, Ivan, come cambierà il Genoa di Cesare Prandelli dopo il Genoa di Ivan Juric, che ha accompagnato il Grifone nelle ultime giornate. Andiamo a vedere proprio la pagina di tuttomercatoweb.com, un pezzo che hai fatto oggi sul nostro sito. Come cambia il Genoa di Prandelli? Beh, ovviamente il primo dato era quello che hai detto tu prima, gli 8 anni di lontananza di Prandelli dalla Serie A. L'ultima gara è stata una sconfitta contro il Bari di Ventura 2-0. In 8 anni è cambiata la Serie A, lo abbiamo già detto, ma possono essere anche cambiate le idee tattiche di Prandelli, quindi abbiamo provato ad immaginarcelo, ecco.
Sicuramente la difesa a 4, lui, a parte rarissime eccezioni, ha sempre giocato così. C'è abbondanza di centrali difensivi oggettivamente al Genoa, perché è una squadra pensata per la difesa a 3. Diciamo, i titolari potrebbero essere Pereira e Criscito sulle fasce come terzini, poi al centro dovrà effettivamente scegliere. C'è Romero in rampa di lancio, c'è Spogli che gli può garantire magari un po' più di esperienza, c'è Biraschi, sono tanti effettivamente i giocatori al centro, c'è Lisandro Lopez da rilanciare. Centrocampo immagino inevitabilmente a 3, Veloso può trovare più spazio, credo sia il suo poco utilizzo sia stato anche uno dei motivi di attrito fra il presidente Preziosi e i suoi allenatori. Veloso è un giocatore caro al presidente e anche alla tifoseria del Genoa, ed è un giocatore adatto al gioco di Prandelli, comunque un regista, buon piede, magari un po' meno movimento. Al suo fianco si alterneranno, credo, soprattutto Iliamark e Sandro, avrà sicuramente una possibilità. Romolo è un giocatore di grande dinamismo. Poi immagino un attacco a 3, attenzione, perché ovviamente c'è anche il discorso del trequartista, ci sono Medeiros e Pandev che possono giocare dietro le punte, quindi magari un 4-3-1-2, un 4-3-3 o qualche esperimento di 4-2-3-1. La punta centrale sicuramente sarà Krzysztof Piątek, che è partito fortissimo con Ballardini, si è un po' arenato con Ivan Juric, e la sostituzione dell'ultimo weekend non è andata giù all'attaccante, che però già ieri sera doppietta su calcio di rigore, entrambi gol contro l'Entella in Coppa Italia, ha fatto vedere di essere presente. Ripartirà chiaramente da lui Cesare Prandelli, e secondo te, Raimondo, potrà crescere ancora Piątek con un allenatore come Prandelli? Sì, senza dubbio. Ora, secondo me non ha staccato la spina lui, e sono stati gli eventi a rallentare di fatto la sua corsa, perché il Genoa si è trovato dinanzi a sé un ciclo terribile di gare, quindi inevitabilmente ha prodotto meno come squadra, ha vinto meno, Piątek ha segnato meno. Anche ieri doppietta, come sottolineato dal dischetto, entrambi i gol in realtà, tutti e tre i gol del Genoa sono arrivati dal dischetto, anche quello di Gianluca Lapadula, poi ai rigori è uscito il Genoa dalla Coppa Italia. È un ottimo centravanti, non è un campione, non è Icardi, anche se in classifica capocannonieri è messo meglio in questo momento, però è sicuramente un investimento azzeccato, e secondo me di per sé è un giocatore che ha ottime qualità, è un ottimo centravanti per il Genoa, è destinato ad una grande carriera, e non so se Prandelli possa essere un plus, ma in questo momento è difficile capire se può esserlo per il Genoa, perché è un dato eclatante, lo sottolineava Ivan, l'ultima gara di Prandelli alla Fiorentina ha perso contro il Bari di Ventura. Stiamo parlando davvero di un'era geologica completamente diversa rispetto al calcio attuale. Abbiamo visto come è rientrata ad esempio Ventura in Serie A, al Chievo, tutti pensavamo, io almeno pensavo potesse fare benissimo al Chievo, in realtà è durato molto, molto meno, e quindi la testa di Prandelli, le sue motivazioni faranno in questo senso la differenza. Al Valencia ad esempio ha portato poca pazienza, quello era un progetto che stava cambiando e lui non ha avuto la pazienza di aspettare e di restare in quel Valencia. È chiaro che adesso ti ritrovi in un Genoa che è in un momento molto difficile e delicato, e Prandelli dovrà mettere in primis se stesso in discussione. Se ci riuscirà, secondo me le sue doti come allenatore non sono in discussione, però la fase storica del Prandelli allenatore è una fase delicata che in questo momento conosciamo poco, e quello è il grosso punto interrogativo. Andiamo adesso a sentirci il commento del direttore di RMC Sport, Niccolò Ceccarini, proprio su Cesare Prandelli. Beh sì, devo dirti la verità, alla fine questa cosa era un po' nell'aria, no? Juric doveva salvare la panchina nel derby, poi però il pareggio comunque l'ha tenuto ancora all'interno del contesto, ma dobbiamo anche essere sinceri nel dire che probabilmente Preziosi voleva già cambiare prima questa panchina, e quindi fondamentalmente questo risultato che era arrivato nel derby ha dato un po' di forza, un po' di ossigeno a Juric, ma poi fondamentalmente il discorso si è archiviato, perché c'era già la volontà da parte del presidente Preziosi di cambiare, e questo cambiamento ha portato al terzo allenatore. Ora, ieri la sconfitta con l'Entella ai calci di rigore chiaramente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e quindi Preziosi ha preso, diciamo, la palla al balzo per andare dritto su una decisione secondo me che lui aveva già messo in cantiere qualche giorno fa. Non mi aspettavo Prandelli, questo sì, quando ieri sera, insomma, tutti quanti abbiamo saputo che il prescelto era Prandelli, io ti dico la verità, mi aspettavo un'ipotesi Igor Tudor, che era già un nome che piaceva molto anche all'ambiente rossoblù, e credo che piacesse anche al presidente
Preziosi. Prandelli era già comunque anche lui stato accostato in precedenza, era uno dei papabili, se ti ricordi bene forse probabilmente la prima scelta in assoluto era Nicola, poi Nicola sì. È andato all'Udinese perché hanno fatto un percorso diverso che poi era quello di scegliere Juric. Io ho la sensazione che questa sia una sfida particolarmente difficile per Cesare Prandelli, lo conosco da tempo, lui ha tanta voglia di tornare ad allenare, secondo me questo fattore può essere stato il fattore decisivo, però è una sfida delicatissima per lui e quindi cioè, immagino che sia anche molto stimolante, ma allo stesso tempo anche una sfida non facile. Ecco, probabilmente per ripartire qui ci vuole il miglior Prandelli, ecco. Bisogna che Prandelli sappia bene quello che ha di fronte, una squadra che comunque deve lottare per la salvezza, si rimette in discussione in un ambiente, in una piazza che vuole ovviamente adesso dei risultati, perché vuole uscire da queste brutte acque, e quindi per lui il compito sarà arduo, però da qualche parte no, uno deve ricominciare, e io se lui è convinto della sfida ha fatto bene ad accettare e ha una grande occasione per dimostrare che Prandelli può essere ancora un ottimo allenatore per la Serie A. Cambiamo adesso argomento e spostiamoci sulla lotta al quarto posto. C'è una partita, Ivan Cardia, che tra Milan e Torino, che chiuderà la 15ª giornata di Serie A, che probabilmente nessuno si aspettava potesse essere uno scontro diretto, ma di fatto lo è, perché le due squadre sono distanziate da 4 punti, il Milan attualmente è quarto, se il Torino dovesse fare il colpaccio arriverebbe a meno 1. Sì, ed è una fotografia di una classifica in cui oggettivamente la corsa al quarto posto va abbastanza a rilento. Il Torino non sta facendo un grandissimo campionato oggettivamente, siamo spesso qui a discutere anche delle difficoltà di Zaza che ancora non si è ambientato, di Belotti che non ha ancora confermato quello che ha fatto vedere qualche anno fa. Il Torino non è una squadra che incanta oggettivamente, eppure come hai detto tu si trova nella possibilità di poter arrivare a meno uno dal quarto posto. E tante squadre, le stesse Roma non sta facendo una partita bene ed è lì a pochissima distanza, anche Fiorentina e Atalanta che non sono in lotta per il quarto posto, però tutto sommato non sono lontanissime, basta vincere due partite in questo campionato per arrivare al ridosso della zona Champions, quindi è una lotta Champions sicuramente accesa. Io credo che comunque il Milan sicuramente abbia qualcosa in più rispetto al Torino, se la giocherà soprattutto con la Lazio e forse con la Roma se riusciranno i giallorossi a tornare in partita, però è una lotta di un livello abbastanza livellato, scusate il gioco di parole, non particolarmente alto. Chi potrebbe approfittare di tutto questo, della partita del posticipo tra Milan e Torino, e la Lazio di Simone Inzaghi, che non sta attraversando un buon momento. 3 pareggi consecutivi per i biancocelesti, una settimana di ritiro. Come arriverà la Lazio a questo weekend? Come una Ferrari ingolfata, così ha detto Claudio Lotito. Ha detto: abbiamo una Ferrari che però in questo momento procede lenta. Intanto Lotito è stato molto bravo, secondo me, perché in un momento di crisi difficile, ritiro, tiene una conferenza stampa a contare con Inzaghi, con Peruzzi, conferma tutti, da grande serenità, fiducia, e questo è il modo migliore per partire. L'abbiamo visto anche sui social, i giocatori che hanno lanciato dei messaggi in questo senso, una scena che è servita per riaggregare di nuovo il gruppo in un momento difficile. Quindi bravo il presidente della Lazio, che spesso critichiamo, però in questa circostanza si è comportato davvero presidente. E la Lazio, risultati alla mano, non arriva benissimo a questa sfida, però ha un punto dal Milan, quarto in classifica. La questione è questa, è che la sfida al quarto posto, la corsa al quarto posto in questo momento aspetta un po' tutti, perché le romane a confronto con la passata stagione stanno tenendo un campionato, un cammino disastroso, hanno molti punti in meno rispetto a un anno fa, però sono lì, se la giocano col Milan e con chi è capace di rientrare come il Torino, che sta facendo bene. In teoria è un turno questo favorevole alla Lazio, e non dovrebbe essere nemmeno così complicato e complesso per la Roma, anche se la trasferta di Cagliari non è una trasferta difficile. Il problema non è una trasferta facile, però il problema principale è la Roma, che arriva con tantissime defezioni, con un centrocampo in pratica ridotto all'osso, senza Dzeko, e queste sono defezioni che pesano, e vedremo chi riuscirà a spuntarla. Sì, forse calendario alla mano, la Lazio favorita, ma insomma nessuna arriva benissimo a questa gara. Forse il Milan ci arriva meglio, però il Milan ha anche dinanzi a sé l'avversaria più complicata. E della Lazio ha parlato Andrea Balzanetti, giornalista del Corriere della Sera, durante la trasmissione Avanti Lazio su RMC Sport. Beh sì, è stato anche per me una, come dire,
una decisione giusta della società, perché non è vero, non è tanto il pareggio a Verona, ci può pure stare, perché ci ha pareggiato Napoli, ci ha pareggiato la Roma col Chievo, però era, è proprio l'approccio alla partita che è stato molto deludente. Lì in verità è, appunto, come dicevamo ieri, no? La Lazio ingolfata, cioè, senza Milinkovic e Luis Alberto siamo più deboli, la Lazio è più debole rispetto allo scorso anno, non c'è niente da fare, e quindi questo è un problema, è un problema piuttosto grosso, quindi recuperare questi due giocatori non è facile. Tanto perché, appunto, perché mentre vabbè, Luis Alberto, ma Milinkovic tutto sommato nelle partite precedenti aveva dato, magari in maniera diversa rispetto al scorso anno, il suo contributo meno spettacolare, ma col Chievo ha fatto una partita disastrosa, cioè ha sbagliato tutti i passaggi, è arrivato secondo su tutte le palle, cioè non ha vinto un contratto, insomma, come dire, la qualità della Lazio saranno 4-5 giocatori, se ne levi due, si sente come, è stato giusto secondo me sia ricompattare la squadra con ritiro, sia anche la conferenza stampa di Lodito, Inzaghi, Tare e Peruzzi. Passiamo adesso alla Coppa Libertadores, finalmente ci siamo, domenica alle 20.30 si sfideranno il Boca Juniors e River Plate nella finale di ritorno dopo il 2-2 dell'andata proprio in casa del Boca. Andiamo in redazione dal nostro Giacomo Iacobellis che ci presenta la sfida di Madrid tra le due squadre. Si avvicina il superclassico di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate, una partita attesissima non solo in Latino America ma anche in Europa, visto che si giocherà in uno dei templi del nostro calcio come il Santiago Bernabéu. Si giocherà a Madrid domenica alle 20.30, un grandissimo evento sportivo, un evento che tutti i media spagnoli hanno ribattezzato come il più grande evento che abbia mai avuto luogo a Madrid, almeno per quanto riguarda lo schieramento delle forze dell'ordine. Ci saranno infatti tantissimi agenti, ben 5.000, intorno ai 5.000 gli agenti che dovranno sorvegliare la città in queste ore caliente, caldissime in vista del fischio d'inizio del match. Si pensi che prima e dopo il classico, che tanto tranquilla come partita non è, tra Real Madrid e Barcellona, gli agenti impiegati mediamente sono solo, tra virgolette, 2.500, quindi 5.000 agenti, tantissima attenzione in queste ore, tanti tifosi, migliaia di tifosi hanno già iniziato a sbarcare nella capitale spagnola in queste ore in vista della partita, alcuni sono già stati rimandati a casa, gli elementi più faziosi, più pericolosi delle due curve, si pensi a uno dei leader della curva del Boca Juniors che è stato intercettato immediatamente all'aeroporto di Madrid e rimandato, rispedito in Argentina. La speranza è quella che appunto si torni a parlare di calcio giocato, perché la partita di domenica è una partita che ha sicuramente tanti temi, tanti spunti da offrire, ci saranno magari anche alcuni ex Serie A tra i protagonisti come Carlos Tevez e Lucas Pratto che dovrebbe guidare l'attacco dei Millonarios, e quindi ci auguriamo di vedere un bello spettacolo in campo e non sentir più parlare di scontri, problematiche extracampo che purtroppo sembrano aver macchiato in maniera indelebile questa finale di Copa Libertadores. Non si fermano però, Raimondo, le polemiche legate anche alla decisione di giocare questa partita a Madrid. Possiamo vedere da tuttomercatoweb.com che il Boca Juniors ha già detto di voler fare, ha annunciato di voler fare ricorso al TAS di Losanna indipendentemente da quello che sarà il risultato della finale. La scelta di Madrid soprattutto ti ha convinto o era una cosa che comunque si doveva giocare in Argentina? Ma no, non mi ha convinto e non ha convinto nessuno questa scelta di Madrid, perché in Sud America sono tutti infuriati, il Boca è infuriato ma anche il River non voleva assolutamente giocare questa gara a Madrid, anche perché il River la doveva giocare in casa al Monumental e quindi di fatto ha perso questo vantaggio. È una scelta che scontenta tutti, decisa dalla federazione, la Conmebol, la federazione sudamericana, e vedremo, perché magari si gioca ma poi partiranno ricorsi su ricorsi, quindi è una partita che avrà inevitabilmente degli strascichi. Piccolo momento di autopromozione, la seguiremo perché Giacomo Iacobellis sarà lì a Madrid, quindi seguiteci su tutto Mercato Web perché non sarà una gara normale, questo possiamo dirla a prescindere dal risultato finale. E quindi potete seguire domenica alle 20.30 anche tutto il pre-partita
nella giornata di domani, nella giornata di domenica su tuttomercatoweb.com. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra edizione del TMV News. Grazie a Raimondo De Magistris. Grazie a te. E a Ivan Cardia. Grazie a te, Lorenzo. E grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.